recupero delle forme classiche, alla perfezione, alla chiarezza, alle forme espresse proprio da Innocenzo Fraccaroli, abbiamo voluto accostare una forma pura espressa da un artista contemporaneo, l'assoluto minimalismo di Igino Legnadi, con questa scultura dal titolo Locuzione suggestiva, un'opera realizzata nel 2006. Igino Legnadi è un veronese di nascita del 1936, ha modo di formarsi negli anni più fervidi di quella che è stata l'evoluzione del linguaggio della scultura, ha conosciuto personaggi rilevanti quali Consagra, quali Emilio Vedova, quali per esempio il fondatore dello spaziolismo, Lucio Fontana, e la sua opera inizia soprattutto negli anni 60, fonda la sua ricerca negli anni 60 e si sviluppa con estrema coerenza e continuità. Dove possiamo ricercare le radici del linguaggio di Legnadi? Sicuramente nel minimalismo americano, quello di Jad, di Solluit, di Dan Flavin, anche se pur condividendo i presupposti basilari si discosta per avvicinarsi di più a quelli che sono i linguaggi europei, soprattutto quello di Anthony Caro, questo scultore britannico che tanta scultura deve a quanto lo stesso ha teorizzato, per esempio, in merito ai materiali. Lui stesso soleva incitare gli artisti ad usare quei materiali che non avessero un carico forte di storia dell'arte. Per esempio, quest'opera è realizzata con una lega, l'anti-corodal, che è una lega il cui elemento principale è l'alluminio, scelto dall'artista proprio perché è più leggero del ferro, più resistente, non si corrode, proprio perché l'autore ama collocare le proprie sculture all'esterno. Cosa significa quest'opera? Spessissimo i visitatori si trovano di fronte a questa scultura e la prima domanda che pongono è sempre un po' questa, è la solita domanda che si pone di fronte all'opera contemporanea, che non ha un significato, un rimando a qualcosa vicino a noi. In realtà questa purezza di forme, questo minimalismo vuole significare solo questo, cioè essere una forma pura, essere un linguaggio autonomo all'interno dei linguaggi della storia dell'arte, quindi una funzione come può essere qualsiasi altro oggetto, un tavolo, una sedia, ovviamente non con una funzione pratica, ma con una funzione ideale, per esempio quello di suggerire al visitatore la dimensione dello spazio, la dimensione del senso del vuoto e del pieno. Come nasce quest'opera all'interno della mente dell'artista attraverso una suggestione esterna, che può essere uno scorcio di una strada, può essere un elemento architettonico che incontra, può essere anche un paesaggio dell'anima. Tutto ciò viene tradotto in progetto, dopo viene declinato in un progetto che viene passato alle macchine fresatrici. C'è anche un passaggio manuale dell'artista tra la fresa e l'ultimo passaggio, che è quello del colore.